Un saluto a tutti, io sono Naltron e bentornati sul mio canale. E scusate se mi vedete in questa situazione particolare, scusate se sentite la mia voce troppo alta, scusate se sentite l'audio del gioco eccessivamente alto. Scusate per tutto, il problema è che le mie cuffie sono talmente rovinate, il filo qua delle cuffie, appunto avete visto che io l'ho sistemato un po' col nastro isolante. Il problema è che appena mi muovevo, tac, se si muoveva il filo all'interno del nastro isolante, in pratica si faceva così nel microfono e quindi non si capiva nulla. Mio padre ha provato a sistemarlo, ha aperto il padiglione qua appunto per levare il filo appunto per cercare di sistemarlo, purtroppo non ce l'ha fatta. Il risultato è che la parte questa qua della cuffia, delle mie vecchie cuffie ormai, non si sente più, si sente soltanto la parte destra, quindi avevo già in mente comunque di cambiarla appunto visto che il microfono aveva questo problema. Quindi ho risolto con microfono della Trust da 4-5 euro e cuffie in questo modo. Quindi scusate se lo ripeto di nuovo, sia l'audio della mia voce sia l'audio del gioco sono eccessivamente troppo alti. Naturalmente questa è la migliore soluzione che ho trovato attualmente, ok? Durerà per 2-3 puntate, non di più, perché domani farò l'ordine del microfono nuovo appunto, quindi andrò a risolvere ampiamente. Comunque noi continuiamo il nostro gioco, ci siamo trovati qua, abbiamo parlato appunto con uno dei compagni di viaggio di Valamboa. Bisogna tornare indietro, quindi torniamo indietro e ci ha appunto dato la chiave che serve ad aprire qua. Qua possiamo un po' girare appunto un po' dappertutto. Ma qua non c'è nulla, posso mettere qua dentro, ma non c'è niente, serve soltanto appunto per vedere qualcosina, ma niente di che. Bisogna andare da questa parte. Salve, amico. Io ho detto amico, e quello è, si vede che è l'usanza da queste parti. Uno dice: oh, salve, sono un turista. Pum, colpo in capo e via. Che vi devo dire? Quindi ci ho messo in prigione e non possiamo uscire, ovviamente. Allora, qua vedete che c'è questa tequila. Si legge tranquillamente qua credo, dal cartello, una cosa del genere. Allora, noi bisogna prendere l'insetto che c'è qua. No, perché bisogna utilizzare questo, penso, questa tazza, esatto, in modo da schiacciarlo e farci, se non sbaglio, un infuso che poi buttiamo simpaticamente qua, esattamente, in modo da avvelenare, diciamo, la bevanda che ovviamente la guardia andrà a bere e farà peggio per lui una brutta fine. E ci lascerà le chiavi in bella mostra. Quindi noi le prendiamo e usciamo di qua. Bisognerà fare un bel po' di cose anche qua per lasciare. Quindi siamo veloci. Se non sbaglio, se si andava qua, queste lettere. Ok, no, niente di che. Sono tutte le lettere vecchie di Valamboa. Allora, qua dovrebbe esserci un filmato, no, forse il filmato si può vedere dopo. Allora, dov'è che bisognava andare? Non mi ricordo. Ah, mi sa che bisogna prendere qualcosa da qua. Eccolo qua, la tanica di carburante e questa corda. La corda bisogna usarla qua sul pozzo in modo da scendere di sotto. Quindi ci caliamo, scendiamo nel pozzo e proseguiamo in avanti. Qua mi sa che non c'è nulla di
Importante, no. Non vedo nulla, tutto buio. Saliamo la scala. E siamo, ragazzi, nella chiesa, dove qua era chiusa. Quindi andiamo qua. E qua c'è quello qua. L'altro. Quindi è praticamente fottuto il paese, in parole povere. Ma io di nulla. Ed è morto, poveraccio. Scusate un secondo, però siccome questo microfonino qua non ha quello che va ad acutizzare il rumore, chiudo qua la finestra. Non si capisce niente. Chiuderò anche le tende, altrimenti voi non vedete nulla. Eccoci qua. Allora, è morto, poveraccio, purtroppo. Allora, qua ci dovrebbe essere una chiave nel libro. La Santa Bibbia. Eccola qua. Chiave che l'abbiamo presa, no? Io volevo prendere la chiave, però. Ecco qua. Chiave che va usata per aprire qua. E qua c'è l'altro floppy disk, il terzo floppy disk, che ovviamente ci serve per proseguire la nostra avventura. Quindi direi che abbiamo tutto, perché abbiamo la benzina, abbiamo. Niente, possiamo tranquillamente tornare. Non c'era un modo qua per aprire la porta, no? Mi vado male io forse. Sembra che c'era un modo qua per aprire la porta, tipo una leva, qualcosa. Bah, forse ricordo male io. Sicuramente ricordo male io. Quindi torniamo tutto indietro. Riscendiamo nel pozzo. Qua. Tutto buio, non vedo nulla. Ho sbagliato. Qua, risaliamo di nuovo. No, allora bisognava tornare indietro di qua. E andiamo a caricare Ah, ecco, se non sbaglio c'è il filmato. Si può vedere il filmato. No, non c'è nessun filmato. Sì. Questa è la guardia, appunto, che non l'abbiamo uccisa allora. Pensavo che l'avevamo uccisa, invece l'avevamo soltanto addormentata, intontita. Ubriaco. Quindi è stato lui che ha ucciso maledetto microfono. E è stato lui che ha ucciso il padre, insomma, purtroppo. Cose che capitano, cose che capitano. Allora, riforniamo. Ah, c'è anche una lettera, tra l'altro. Allora, vescovo, Lamerson, palazzo del padre, appunto. Allora, ho. Ragazzi, per favore, leggetela voi, fermate il video perché
Io mi rifiuto, io non ci capisco nulla, mi rifiuto veramente di leggere questa cosa. Scusatemi, però è qualcosa di atroce. Allora, mi sa che c'è già la benzina, cioè c'è già implementata. Sì. Quindi mettiamo il nuovo floppy disk qua, carichiamo e partiamo e proseguiamo il nostro viaggio. Siamo a metà più o meno del nostro percorso. Proviamo la barca a questo punto, non è disponibile, riproviamo il veliero. È già attivato, quindi partiamo. No. Allora, proviamo. Vediamo un po' che cosa si può provare. Disco 3. Rampino, non è disponibile. La slitta. Giustamente. Coordinate c'è, uovo c'è, carburante c'è, c'è tutto. Perfetto. Possiamo quindi proseguire il nostro viaggio. Metto anche comodo. Metto comodo. Salve. A voi due, tra l'altro, siete in due. Non vi avevo visti. E magari se vi arrivate, grazie cortesemente. Molto, molto gentile, molto gentile. Eh no, attraverso no. Insomma, attraverso no, mentre io passo, allora divento sotto. Giù. È un treno con una ferrovia. E dei cosa sono? Avvoltoi? Sì. Non è buon segno, non è buon segno quelli di avvoltoi. Direi di no. E quindi facciamo un bel viaggio lungo tutto il fiume Amazon praticamente. Guardate là. Siamo partiti da in fondo. E lo stiamo praticamente percorrendo tutto. Salve. Vai, vai, bravo, levati che devo passare io. Su, sciò, sciò. Maledetti coccodrilli. Ho molta tranquillità. Ho molta calma. Tanto queste cuffie vi fanno anche studiare qua le orecchie, perché non sono ovviamente cuffie da ascolto queste, quindi no, non vanno bene. Allora, dovremmo fermarci qua. Dovremmo fermarci qua. Oh, capitolo 4, dovrebbero essere 6 o 7 capitoli. Allora, scendiamo. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Mi sa che non c'è nulla. Allora, qua cos'è che bisognava fare? Ma è una piccola tappa, niente di che. Ah, salve. Salute. Allora, andiamo a dritto. Cos'è che c'è qua da fare? Bisognava prendere qualcosa. La mappa. Ok. C'è altro? Sì. Ah, giusto, perché è finito, mi sa che è burattino. Quindi. E basta, mi sa che non c'è altro da fare. Quindi possiamo tranquillamente tornare indietro. A mettere il carburante nella. Quindi vuol dire che è finito. Nuovamente il carburante. Lo mettiamo. Proseguiamo il viaggio, che ovviamente non basta. No, mi ci funziona, perfetto. Vabbè, anche la logica. Cioè, in una capanna in mezzo al bosco la tanica di carburante. Uno può dire, vabbè, ce l'hanno lasciata nel corso degli anni. Ho capito, però. Vabbè, che ve l'ho detto, è un gioco semplice. Enigmi veramente, veramente, alcune volte banali, ma
un gioco bello, rilassante per quello che è, per quello che offre. Salve. Sono tipo bufali, una cosa del genere. E ovviamente non ci fanno proseguire. Suoniamo il clacson. E per davvero. Dov'è il clacson personale? Tipo qua. No. Via, via, levatevi di sonno. Maledetti. Sono mezzo, no? Giustamente si devono togliere. È che poi la nave, quindi non è che posso mettervi sotto tranquillamente come se non ci fosse un domani. E là ce ne sono altri due, purtroppo. Con molta calma. Con molta calma. Vediamo anche quanto siamo di minuti. Voglia. Proviamo a suonare il clacson. No. Prova ad andare. Che corna, Madonna. Ecco. Beh, bello. Ci ha caricato. Bellissimo. Bellissimo. Fantastico. E ovviamente l'engine, quindi il motore, è danneggiato. Purtroppo. Quindi non possiamo ovviamente andare avanti di là, bisogna andare da quest'altra parte invece ed utilizzare la modalità rampino. Ovviamente abbiamo tutto, non ci servono nemmeno le coordinate perché tanto utilizziamo il rampino, quindi e ora bisogna trovare l'appiglio giusto. Eccolo qua, per proseguire in questo modo. Dovrebbe essere qua. Ok. Poi là in fondo. Sì. E poi qua, se non sbaglio. No. Era là, però forse era un po' più. Un po' più in qua, forse. No. Allora è più più a sinistra. Allora mi sa che forse è più di qua. No. Ah no, il toro davanti. Oh, il toro, il bufalo, quella bestia che è comunque. Bisogna agganciarla a questa povera bestia qua. Che ovviamente si incavolerà e ci trainerà. Però bloccando anche il nostro idraflotto. E quindi bisognerà liberarlo. Quindi pausa secondaria. Facciamo anche un salvataggino veloce. Io lo farei volentieri. Salva qua, ma sì. Allora, andiamo a vedere dove è finito il toro. O il bufalo, quello che è. È qua. E ovviamente ce l'ha impigliato nelle corna, quindi bisogna trovare un modo. Anzi, ci carica anche. Così è, cioè, tu dovrebbe tipo farci o volare o a mezzo ammazzare, ma. E quindi bisogna trovare un modo per andare a liberarlo. Dovrebbe essere di qua, forse. Il problema è che questa zona è un po' labirintica, sapete, quindi è anche difficile orientarsi. Ok, abbiamo preso questa sorta di fiocina di qualcosa, abbiamo preso qualcosa e ora dobbiamo tornare indietro ricordandoci però la strada. Sto andando un po' a casaccio, però dovremmo. No, sto tornando indietro. Che bello. Per di qua no, voglio tornare indietro. Sì, è un po' labirintica, ragazzi, questa zona.
no, sto tornando a sentire dove ero prima. E gialli di nuovo qui. No, voglio andare via. Mi sto perdendo. Allora, da qua io ero venuto da qua. Per forza. Qua. Qua. Oh, eccoci qua. Quindi andiamo davanti al bufalo e utilizziamo questa sorta di arpione, fiocina, fucile. Ah, sì, è una cerbottana. Tranquillamente non si capiva dal disegno. E quindi lo addormentiamo in modo che ovviamente povera bestia non lo uccidiamo e gli leviamo il rapino. E quindi possiamo proseguire il nostro viaggio. Eccoci qua. Quindi. Se non sbaglio. E invece sbaglio. No, com'era? Il rampino l'ho levato. O è rimasto là? No, qua il rampino. Dovremmo. Ok. Allora, andiamo qua. Non capivo come mai non me lo prendeva. Ho detto, ma che succede? Non è che magari si è buggato o mi sono dimenticato di fare qualcosa. Forse laggiù in fondo ci arriviamo. Sì. Bene. Quindi proseguiamo anche abbastanza velocemente. Forse qui. No. Ah no, è qua forse. Un secondo. Qua? No. E allora è qua. Deve essere questa punta qua. No. Non è facile capire bene dove bisogna puntare, ragazzi. Allora è qua al muro, penso, una cosa del genere. Un po' sì. No. Perché alcune volte se non prendi bene perfettamente il coso non. Il punto preciso non te lo prende, quindi possiamo stare qui fino a domani, fantastico. No, dai. Dio, ma dov'era il punto preciso da qui? Era questo, era, se non dico una cavolata. No. Allora è il molo. Oh! Pensavo alla roccia, alla cosa, allo scoglio, al punto ed è il molo. E vabbè, scendiamo e andiamo qua. Oh, allora, perché siamo venuti qua? Perché se noi decidiamo di proseguire, ora ve lo faccio vedere cosa succede. Ci sono queste simpatiche creature che a me sinceramente ricordano molto i Velociraptor, che ci tolgono il gancio e quindi noi bisogna trovare un modo per farle andare via. Quindi scendiamo, vediamo qua. E qua appunto c'è questa sorta di alveari con api, cose del genere. Bisogna creare in questo punto un fuoco in modo che tutte queste vespe e mosche e cose vanno verso quella direzione e fanno scappare gli animali. Quei due animali in modo che noi possiamo tranquillamente proseguire il viaggio. Allora, noi dovremmo trovare, penso, degli oggetti qua intorno. Se non dico una cavolata. Che dovrebbero essere degli oggetti da raccogliere qua per terra. Che non mi ricordo bene che cosa, perché è tutto buio. Sì, ma sto schermo mi fa vedere tutto buio. Quello è il problema. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla, qua non si può andare. Ah già, il bastone. Cioè qui devo interagire io. In parole.
Povere. Ma ci deve essere tipo un bastone, qualcosa. Tipo qua. Ricordarsi di tutti questi enigmi qua. Vabbè, enigmi, nemmeno enigmi, devo ricordarmi dove sono gli oggetti per creare il fuoco. Mi sa che era tipo qua, verso questa zona. O magari anche buio e non si vede, no? Quindi inganna il gioco, inganna. Un secondo. Qua si ritorna dentro, ok? Qua non c'è nulla. Qua. Mi pare di aver capito che non c'è nulla. Deve essere qua, ragazzi. È sicuramente qua da qualche parte, bisogna solo ricordarsi il punto esatto. Dove cavolo è questo ramo, questo affare qua comunque. Una pianta, non c'era, non mi ricordo neanche più io. Qua non posso prenderlo. Ah, eccolo qua. Sono cretino io. Ecco qua, così dovrebbe aver fatto il fuoco. Non lo vedevo, era lì. Più in là vicino, non l'ho visto. È normale, normale. Cavolo, 27 minuti, ragazzi. Beh, arriviamo a 30 più o meno e poi stacchiamo. Peccato, volevo cercare di finire questo capitolo anche. Che male non fa. Bravi, bravi, scappate, maledette bestie. Oh, così possiamo tranquillamente proseguire il viaggio. Allora, quello scoglio là. Ok, poi quell'altro là in fondo, quello in fondo là giù, che ho mancato, ma forse è troppo distante, ma no, forse era di qua, forse era qua, vediamo, ok. Quello dopo, era troppo distante allora. Poi, qua. Semplice, cioè basta trovare il punto di appiglio e il gioco è fatto. Non è niente di che alla fine. Allora è al molo, anche qua. Che qua è al molo. Esatto, madonna. Tu l'hai provato 2 volte sulla roccia. Ho detto, no, un attimo, il primo era al molo, ora faccio il molo. Infatti ho indovinato. E quindi qua andiamo a finire il capitolo, se non sbaglio. Questo è un bug. Questo è un bug che può purtroppo capitare. E quindi dovrò andare a rifare tutto il pezzo. Allora, in parole povere sembra un bug quello, ma in realtà non è un bug. Ok, sembra appunto che è buggato, poi ho provato io e me ne sono accorto. Ora vedete che cos'è. Semplicemente è la, credo, schermata, tra virgolette, di caricamento di fine livello. Perché basta in realtà aspettare qualche secondo e tutto si risolve. Ora vedete.
non me lo ricordavo, perché comunque capita una cosa del genere. E quindi attendiamo qua, non facendo esattamente nulla, e dovremo risolvere il problema. E, sì, non mi garba molto questo settaggio qua del cuffie, più che altro per il microfono che non è professionale, su questo della Trust che ho già detto che trovi a 5-6 euro proprio regalati così, proprio di quelli che servono solo per parlare su Skype se ti chiamano, quindi proprio il peggio del peggio veramente, però attualmente eccolo qua, come vi dicevo, capitolo 5. E quindi direi di concludere qua, ragazzi, l'episodio. E appunto vi stavo dicendo che attualmente la situazione è quella che posso permettermi fino a quando non comprerò le cuffie, quelle fatte a modo. E niente, ci vediamo a questo punto al prossimo episodio di Amerson, il testamento degli esploratori. E ci stiamo avvicinando verso la fine del gioco. Ciao a tutti!